questo è uno spazio espositivo, Independent Artist, che nasce dalla volontà di alcuni artisti di mettere in piedi uno spazio collegato al Museo Dario Mellone. Siamo a Busto Garolfo, sede della galleria Independent Artist, sede principale perché in via Donizetti a Milano abbiamo lo spazio espositivo. L'idea nasce dal mettere in connessione la tematica dell'uomo, della tecnologia ed è inserita nelle città. Ecco, tutti gli artisti che sono qui durante questa serata sono stati selezionati da una collettiva precedente, portano in sé tutto il nucleo di questa tematica, chiaramente declinata nelle visioni personali di ogni artista, di ogni singolo artista. Questa sera ne presentiamo sei, sono Corrado Pizzi, Matteo Suffritti, Mario Sughi, che è il figlio di Alberto Sughi, Davide Genna, Pietro Dente e gli Urban Solid. And forgotten me, it's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Buongiorno, Daniele Frattolillo del ristorante Ciolevino di Deirago, ristorante dove si mangia, si beve e si impara. Siamo stati invitati dagli organizzatori di questa mostra, la galleria Independent Artist, e volentieri abbiamo partecipato a offrire questo happy hour, questo aperitivo, perché ci piace l'arte, perché ci piace la musica, ci piace il cibo, che è, forse è legato anche all'arte sicuramente. Even when it's dark and not a bit of sparkling seeds of sunshine from above, spreading rays of sunny love, just hang on. Queste sono le mie opere in questa collettiva. Io utilizzo questa tecnica, una sovrapposizione di policarbonato e tela in appunto un doppio strato. La tela è dipinta con acrilico, piano sovrapposto in policarbonato e dipinto con dei colori per vetro. Questa sovrapposizione mi permette di fuoriuscire dal piano pittorico ed entrare nel piano dell'osservatore, creando degli effetti di tridimensionalità che comunque si legano a degli esperimenti che facevo molti anni fa, in cui appunto cercavo di far fuoriuscire il materiale dell'arte nella realtà quotidiana, nella realtà in cui viviamo. E questo lo realizzavo con filo di ferro, polistirolo e comunque sempre dei materiali diversi dal materiale pittorico tradizionale. Ora utilizzo questa tecnica e questi soggetti da qualche anno, riuscendo appunto a interagire con la realtà, con la percezione dell'osservatore. Io inserisco anche il numero progressivo in ogni opera che faccio. Un'altra particolarità è la firma, che ho iniziato a mettere nascosta in mezzo a palazzi, strade, e bisogna fare un po' di sforzo per trovarla. Il titolo dei quadri è Aria dura per la finzione di uno scorcio urbano. L'ho iniziato ad usare nel 2008 e dopo più o meno un anno, no, forse quasi due anni, in cui ho iniziato le serie urbane. Il termine aria dura lo riferisco al policarbonato, in quanto ho sentito un giorno in treno un bambino che diceva a sua madre come mai il vetro del treno fosse di aria dura. Quindi mi è piaciuto molto questo termine usato, l'ho fatto mio, insomma. Oltre a essere il titolo di un film dove recita Vittorio Gassman, è anche legato alla caratteristica di questi filtri sigaretta bianchi. Alcuni di questi, fortunatamente per loro, sono sporchi di rossetto, e quindi al filtro che evoca le labbra di una donna e quindi anche il profumo delle labbra del rossetto. Le lunette che stavano sopra le cornici vecchie, che io ho recuperato, ho riassemblato. Come ho recuperato questi filtri vecchi, ho recuperato anche le cornici vecchie del primo 800, che hanno creato la base per celebrare le donne che fumano sigarette bianche con il rossetto sulle labbra. A me piace molto la realtà mi eccita, quindi tutto quello che io riesco a toccare e che mi permette di vedere qualcosa può diventare materia di indagine artistica. Ho deciso di portare questi lavori perché i cromatismi si intersecavano e creavano una buona armonia. Quel gesto ludico, scherzoso e
e anche scultoreo, ha fatto sì che nella mia curiosità facesse nascere queste accumulazioni di filtri, che erano accumulazioni di un'esperienza. Evade nell'atto del fumare, ma che poi rimane nel gesto del filtro spento. Il mio lavoro parte da una base fotografica, poi cerco sempre comunque di creare delle installazioni, un lavoro un po' più dinamico, quindi come in questo caso il Naked Box o anche il Great Portrait, delle immagini della società, dell'uomo, dell'atteggiamento, di come si comporta. Chiaro che nel Naked Box c'è sempre un sentimento di oppressione, così come quando ho constato nei vari bar tabacchi, quindi mi riferisco al Portrait, questi giocatori d'azzardo, del Grattino, del Gratta e Vinci, che mi ha colpito abbastanza perché c'erano anche più generazioni, quindi dall'anziano, dal giovane, più ceti sociali. E quindi ho creato questo ritratto del giocatore, con questa pellicola che ricrea un po' con il materiale che si gratta, ed è un ritratto che pian piano deve essere scoperto, come se fosse un Gratta e Vinci fondamentalmente. Poi è chiaro che mi diverto io a fare questi lavori, e se non c'è divertimento nel fare arte non c'è nulla, onestamente. Quindi è chiaro che in queste situazioni, come in queste inaugurazioni, si spera sempre di avere un confronto anche con le persone che vengono a vedere i propri lavori.